Ciao a tutti e benvenuti su biraghini.it. Oggi vediamo un'altra vostra ricetta di quelle che ci avete mandato e che in qualche modo io interpreterò per farvi vedere cosa hanno ispirato anche a me. Oggi vedremo il cuore ripieno di Mario, che ha inventato, diciamo, più che un piatto è un appetizer, un'idea simpatica per un aperitivo. È molto semplice da preparare, però potrebbe essere proprio utile da portare a tavola in quelle occasioni. Quello che ci serve è semplicemente del prosciutto cotto a fette, fagiolini in questo caso già lessati, e i nostri biraghini. Cominciamo proprio col biraghino. Ne prendiamo uno e dobbiamo andare a creare quello che per Mario è il cuore, quindi estrarre il centro e farcirlo con gli ingredienti che in questo caso lui ha suggerito, che sono i fagiolini e il prosciutto cotto, però immagino che poi la vostra fantasia giocherà nel creare qualcosa di personale. Per creare il cuore, per avere un buco al centro da farcire, utilizziamo semplicemente un levatorsoli per le mele e piano piano, impostandolo bene al centro, facendo attenzione, andiamo giù per togliere un tassello di biraghino. Io ne preparo due perché voglio fare un piattino da aperitivo, poi chiaramente voi a casa, a seconda del numero degli ospiti, di quanto avete fame, eccetera, preparatene di più perché tanto sono un po' come le patatine, poi cominciate e una via tira l'altra. Prendiamo i fagiolini, se per caso sono un po' più grossi, tagliateli pure a metà per il lungo, in modo da fate conto che dovete inserire il tutto dentro il forellino. Quindi io ne ho presi alcuni che ho tagliato a metà. Vado a prendere anche il prosciutto cotto. Magari anche qua per ogni fetta tagliamone metà in modo che non sia eccessiva. Prendiamo i nostri fagiolini e andiamo ad avvolgerli con il prosciutto in modo da lasciarli all'interno in questo modo. Dopodiché non vi rimane altro che andarli a inserire dentro il biraghino. In questo modo. Procediamo anche con l'altro. Appena la padella comincia a scaldare per bene, andiamo a sistemare i nostri biraghini. Sistemiamo i nostri biraghini e magari ci procuriamo delle pinze o delle forchette in modo da poterli girare da tutti i lati. Devono tostare leggermente esternamente, facendo una leggera crosticina che sicuramente renderà più piacevole il tutto. Giratelo non appena vedete che comincia a fondere l'esterno. Una volta passate da tutti i lati non ci rimane che andare a spiattare. Io ho scelto un piatto nero elegante proprio per contrastare un po' questi colori e un po' perché nella mia idea il piatto di Mario è, ripeto, un aperitivo, un appetizer, qualcosa da stuzzicare magari prima ancora dell'antipasto, prima ancora di un piatto importante. Quindi piatto nero, prendiamo i nostri cubotti, il cuore ripieno di Mario. Andiamo a sistemarli in questo modo, vedete che sono belli morbidi. Mario nella ricetta che ci ha mandato del suo cuore ripieno li finiva con della glassa di balsamico, che è un'idea che mi piace, quindi se volete questo contrasto utilizzatela pure. Io ve la faccio vedere ancora più semplice, utilizzerò i tasselli che abbiamo tolto quasi a formare un giardino zen nel nostro piattino, magari qualche fogliolina di maggiorana, un pizzico di pepe e un goccino d'olio. E siamo pronti per portarlo a tavola, questo è il cuore ripieno di Mario, ideale, ripeto, con un aperitivo, anche perché qua io due bollicine le berrei volentieri insieme. Mario, grazie per il tuo piatto, se posso ricambiare il consiglio proverei anche con degli asparagi al posto dei fagiolini perché potrebbe essere interessante il contrasto. Noi ci vediamo alla prossima ricetta, buon appetito!